punto in classifica, 2000 spettatori allo stadio, insomma, note positive ce ne sono. Poi Draghi si è lamentato, ma questo qua rende un po'. Ma sì, direi che insomma ne avevano anche un po' di credo giusta preoccupazione, perché l'esordio in questa categoria, l'esordio vero, visto che domenica scorsa ne abbiamo portato a termine la partita, anche sul piano organizzativo non era semplice, perché insomma sapevamo che avremmo avuto più pubblico noi, ma che avremmo avuto anche molti tifosi da Foggia. Però mi pare sotto questo profilo sia andato tutto bene, poi chiaramente qualche manchevolezza magari ci sarà stata e cercheremo, se è il caso, di metterla a posto, però credo che complessivamente sia andato tutto bene e il colpo d'occhio del Piola era veramente molto bello, credo. Per quanto riguarda la partita, ma credo che alla fine il pareggio sia risultato giusto, forse loro hanno avuto qualcosina in più sul piano delle occasioni, però mi è sembrata alla fine una partita abbastanza equilibrata. Noi avevamo molte assenze, tra squalifiche e infortuni ci mancavano diversi giocatori, però insomma io ho visto in televisione, ho visto anche molti dei nostri giovani. Indicazioni positive, poi il mister giustamente è lì apposta, non deve mai accontentarsi e deve sempre essere alla ricerca di cosa da migliorare. 590 abbonamenti, ci tengo fino al 25, quindi sì, penso che ancora per un paio di domeniche in casa lasceremo aperta la campagna abbonamenti, perché tutto sommato, dato che il costo dell'abbonamento equivale a 10 partite, se si fa anche dopo la seconda, dopo la terza, c'è ancora spazio. E proviamo a vedere se riusciamo a raggiungere questa fatidica quota 800, anche perché insomma dobbiamo anche in qualche modo rispondere alle nostre avversarie. Foggia è proprio dietro l'angolo, ma oggi il gruppo di tifosi che ha seguito il Foggia era numeroso, tanto è stato anche credo bello, perché pur essendo vicini, senza barriere, senza cose, non c'è stato assolutamente nulla dal punto di vista, quindi veramente una festa.